oggi andiamo a preparare un piatto dedicato a una persona che è amante dei ceci e del baccalà. Quindi andiamo a fare degli gnocchi. Andiamo a vedere gli ingredienti. Patata rossa, ceci già lessati, succo di melagrana, baccalà, in questo caso l'abbiamo già tritato e frullato e aromatizzato con timo e limone, dell'amido di mais, farina, timo, aglio, nocciola sia intera che tritata, uovo, limone, sale grosso, pepe, sale fino e olio extravergine del Gargano. Andiamo a vedere la preparazione. Abbiamo cotto le patate sotto sale nel forno per 40 minuti e le abbiamo schiacciate. Poi abbiamo messo l'amido di mais, la farina, il baccalà tritato e frullato con timo e limone, uovo, sale e pepe. E adesso andiamo a impastare gli gnocchi. Ok, abbiamo impastato gli gnocchi e adesso andiamo a formare gli gnocchetti. Ci vorrebbe un tarocco, ma non ce l'abbiamo qui a portata di mano. E facciamo così, dei piccoli gnocchetti, li mettiamo su un tagliere di legno e poi procediamo con l'altro. Allora, passiamo alla cottura dei ceci, un filo d'olio extravergine, spicchio d'aglio, timo, andiamo con i ceci, pizzico di sale e pepe, aggiungiamo un po' d'acqua e li facciamo andare per 10 minuti. Poi li passeremo al mini pin per creare la salsa dei ceci. Dopodiché passiamo pentolino, succo di melograno filtrato, andiamo a fuoco lento e si deve ridurre almeno della metà, deve diventare più o meno cremoso. L'acqua bolle, andiamo giù con gli gnocchi, quando saliranno saranno pronti, li ripassiamo con uno spicchio d'aglio, un filo d'olio extravergine d'oliva e li finiamo con una grattugiata di limone. Pronti per impiattare, andiamo con una bella passatina di ceci leggera al fondo del piatto. Poi adagiamo sopra gli gnocchi. Ok, poi andiamo con delle gocce di melograno, ok, e finiamo con una polvere di nocciola croccante. Ok, molto semplice ragazzi, questo è il nostro gnocco di baccalà dedicato con salsa al melograno e polvere di nocciola croccante. Grazie come sempre, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi, grazie. E quindi siamo pronti per l'assaggio. Quindi prendiamo i ceci, melograno, nocciola. Ragazzi, un connubio perfetto. Si sposa tutto benissimo. Ci sta bene la nocciola croccante, una nota, il melograno, il limone, si sente tutto. Veramente buono ragazzi, io continuo a mangiare. Buona cena a tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao, grazie.